numero 12 di Luce e Vita di domenica 24 marzo. La prima pagina è dedicata ai missionari martiri, di cui ricorre memoria proprio domenica 24 marzo, che sarà la 27ª giornata di preghiera e digiuno. Ne parla Cosmo Copolecchia, che presenta David Maria Turoldo, Don Tonino, Don Beppe Diana, oltre a Sant'Oscar Romero, come esempi di uomini santi che hanno dimostrato che è possibile parlare e intervenire per amore. Nel nostro tempo sono tante le forme di martirio, ma i nostri occhi si sono così abituati da non riconoscerle più. Sfruttamento minorile, lavoro nero, bambini soldato e via dicendo. Questo argomento viene trattato più approfonditamente nel paginone, con un focus sui martiri uccisi nel 2018 e la missione vissuta anche dai più piccoli. Tra laici e religiosi, il numero di missionari che hanno perso la vita è quasi il doppio dell'anno precedente. Violenza che vede primeggiare quest'anno il continente africano, ma episodi di violenza accadono con frequenza anche in America. Si è svolto a Roma dall'8 al 10 marzo il convegno nazionale degli incaricati diocesani di Missio Ragazzi per riflettere sul tema del mese missionario straordinario indetto dal Papa per il prossimo ottobre. In seconda pagina, Agostino Piccicco riporta la notizia del conferimento a Don Ciotti del premio Don Tonino Bello, alla sua prima edizione, organizzato dalla Fondazione Don Tonino Bello di Alessano e l'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, che si è svolta appunto a Milano il 16 marzo. Don Ciotti ha ricordato l'umiltà di Don Tonino, la vicinanza agli ultimi e ai poveri, ribadendo l'impegno per la pace e la necessità di un contributo da parte di tutti per contrastare le ingiustizie. A pagina 3 prosegue la rubrica di Quaresima con la parola chiave sequela. Il nuovo discepolo è un follower, una persona che si pone al seguito di un'altra, scrive Don Vincenzo Marinelli. Ci soffermiamo in questo numero sulle dinamiche che spingono a seguire qualcuno sui social e nella vita, tra differenze e possibilità. A pagina 5 alcune comunicazioni delle vicarie. Venerdì 29 marzo, appuntamento di preghiera voluto da Papa Francesco sul tema Neppure io ti condanno, nel settimanale Luoghi e orari per le quattro città. Tra mercoledì 27 marzo e venerdì 29 si terranno gli incontri di formazione per catechisti ed educatori a livello cittadino, promossi dall'Ufficio Diocesano Catechistico, secondo il programma riportato nel giornale. Domenica 31 marzo, alle ore 16:30, presso il seminario regionale, il seminarista Massimiliano De Silvio riceverà il Ministero del Lettorato. Prosegue il laboratorio di comunicazione diocesano, appuntamento per sabato 30 marzo, dalle ore 16 alle ore 19, presso il seminario vescovile di Molfetta. Focus sul plugin in Yoast SEO. Nei giorni 8 e 9 aprile, il biblista Paolo Curta terrà due catechesi alle ore 20 presso la parrocchia San Domenico di Molfetta. L'invito è esteso a tutti. A pagina 6, prima parte di un approfondimento sulla piaga della xylella con una scheda dell'agronomo Pino Mastropasqua. Pagina 7 è dedicata al concorso Tutti per Tutti, che premia i migliori progetti di solidarietà, organizzato dal servizio CEI per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Infine, in ultima pagina, la presentazione della campagna associativa per i nuovi stili di vita promossa dall'Azione Cattolica Diocesana sul tema dell'accoglienza dal titolo Volti rivolti, l'umanità che fa bene. Partirà con il convegno di apertura giovedì 28 marzo alle ore 19:30 presso l'Aula Magna del Seminario Regionale. Interverranno Giusi Nicolini, già sindaco di Lampedusa, Don Gianni De Robertis, direttore generale Fondazione Migrantes, il vescovo Monsignor Cornacchia e il giornalista Rai Vito Giannulo. Grazie per l'attenzione e buona lettura!